Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Lumius Channel per questa nuova puntata dedicata ai video consigli per gli acquisti di prodotti import con audio italiano. Presenti sul mercato ho un video, chiedo innanzitutto scusa per la qualità dell'audio, purtroppo ho avuto un problema con il microfono all'ultimo momento, quindi sono costretto a registrare con il microfono del cellulare. E prima di iniziare a mostrarvi tutti i prodotti di questa puntata, vi ricordo che se volete potete recuperare le puntate precedenti tramite la playlist del canale Dr. Lumius Consiglia. Allora, la puntata di oggi è abbastanza ricca di prodotti interessanti, sono però tutti prodotti import spagnoli, quindi la maggior parte sono prodotti bootleg, tutti con audio italiano di film mai usciti in alta definizione in Italia. Iniziamo con il primo film, Cercasi Susan disperatamente, titolo originale Desperately Seeking Susan, che è un film del 1985 diretto da Susan Seidelman e interpretata da Rosanna Arquette, Madonna e Aidan Quinn. Abbiamo qui anche la traccia italiana, oltre a quella spagnola, tedesca, francese e portoghese. Poi abbiamo il film Le verità nascoste, pellicola girata nel 2000 da Robert Zemeckis, era il periodo in cui aveva girato questo e anche Castaway, interpretato da Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, un thriller a stampo hitchcockiano. Prossimo film Blown Away, follia esplosiva, pellicola girata nel 1994, un thriller diretto da Stephen Hopkins con protagonista Jeff Bridges e Tom Lee Jones. Poi abbiamo Spiriti nelle tenebre, titolo originale The Ghost and the Darkness, pellicola americana girata nel 1996 da Stephen Hopkins, anche questo, pellicola che vinse anche un premio Oscar come miglior montaggio sonoro. Passiamo ad un altro thriller, Panic Room, girato da David Fincher, regista di Fight Club nel 2002, un thriller claustrofobico con protagonista Jodie Foster e una giovane Kristen Stewart. Poi rimaniamo sempre in campo thriller horror con Generazione Perfetta, Disturbing Behavior, girato nel 1998 da David Nutter con protagonista la ex giovane star di Dawson Creek, Katie Holmes, pellicola che era uscita in Italia solo nel formato DVD. Poi abbiamo una limited edition a due dischi, sempre in formato Blu-ray, con Boogeyman 1 e 2, edizione quindi limitata numerata che include anche 8 cards e slipcase per queste due pellicole girate nel 2005 e nel 2007. Entrambi i film hanno la traccia italiana. Torniamo indietro nel tempo, nel 1941, con il film Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, diretto da Victor Fleming, pellicola interpretata da Spencer Tracy, Ingrid Bergman e Lana Turner. Prossimo film, Jack del Cactus, titolo originale The Villain, ma conosciuto anche con il titolo di Cactus Jack, diretto nel 1979 da Hal Needham. Protagonisti Kirk Douglas, un giovane Arnold Schwarzenegger e Anne Margaret. Poi un titolo un pochino più recente, Il labirinto del fauno, pellicola spagnola-messicana, diretta e prodotta da Guglielmo del Toro. Altra bella sorpresa, un classico del 1985, Explorers, diretto da Joe Dante, pellicola che parla di un gruppo di ragazzi che costruisce un'astronave e stabilisce un primo contatto con alcuni extraterrestri. Nel cast abbiamo River Phoenix e Ethan Hawke. Poi, prossimo titolo, Un detective particolare, titolo originale The January Man, pellicola girata nel 1989 da Pat O'Connor e interpretato da Kevin Klein, Susan Sarandon, Mary Elizabeth Mastrantonio, Harry Keitel e Dani Aiello, quella che ha vinto anche un premio Oscar. Poi l'ultimo titolo di questa puntata è dedicato ad un altro film con Schwarzenegger, ovvero Giorni contati, End of Days, girato da Peter Hyams nel 1999, anche questa è una pellicola distribuita in Italia solo nel formato DVD. Nel cast abbiamo quindi, oltre a Schwarzenegger, anche Robin Tunney, Rod Steiger e Kevin Pollack. Tutte queste edizioni saranno disponibili dal prossimo 6 di giugno, quindi ci sarà da aspettare ancora qualche settimana,
Il prezzo si aggira intorno ai 15 e 17 euro, tranne l'edizione di Boogeyman che costa intorno ai 22. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questa nuova puntata di Dr. Loomis Consiglia. Se volete metteteci pure un like, condividete e noi ci troviamo per la prossima puntata. Ciao a tutti!